Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un argomento che è diventato di grande attualità nelle ultime ore. Tra le categorie da vaccinare subito, la Regione ha posto i magistrati ma non gli avvocati. La decisione ha sollevato la polemica, soprattutto perché non tutti i soggetti fragili sono stati già vaccinati. Il servizio di Giuseppe Dintino. La campagna vaccinale prosegue e i magistrati saltano la fila. Nel programma regionale per le inoculazioni, approvato dalla Giunta lo scorso 22 marzo, tra la popolazione target vi è anche il personale delle procure della Repubblica e dei tribunali. Dell'iniziativa sono stati esclusi avvocati e praticanti. Da un lato i legali, anch'essi addetti alla giustizia e fruitori dei tribunali, ritengono che sia una contraddizione privilegiare una categoria ed escludere l'altra. Dall'altro sono però contenti di essere scampati a un privilegio che li avrebbe messi in imbarazzo davanti alla popolazione. La campagna vaccinale infatti prosegue zoppicando, soprattutto a causa dei ritardi nelle forniture e dei capricci delle case farmaceutiche. Non tutti gli over 80, i soggetti più fragili, hanno ricevuto la loro dose. Forte perplessità per questa scelta, non tanto perché dimentica gli avvocati, che sono una parte fondamentale della giurisdizione, per cui noi non capiamo come si possa procedere alla vaccinazione di magistrati e non degli avvocati che, insieme al personale di cancelleria, frequentano tutti i giorni gli stessi luoghi e sono affaccendati nelle stesse faccende. Ma non tanto questo, dicevo, quanto il fatto che il governo aveva espresso da ormai diversi giorni una posizione diversa, che era quella di procedere alla vaccinazione per ordine di età e di fragilità. E quindi in questo senso gli avvocati hanno manifestato, come dire, quasi soddisfazione per non essere stati posti nell'imbarazzo nel quale sono stati posti invece i magistrati, che si trovano a dover spiegare alla collettività un fatto, se vogliamo, che non tutti comprendono. Non c'è nessuna polemica, risponde il presidente Marsilio, perché si tratta di due vaccini diversi. Quello che diamo ai magistrati, spiega il governatore, non può essere dato ai soggetti fragili. Non solo per l'esiguità del numero delle persone di cui stiamo parlando, ma soprattutto perché si tratta di due vaccini diversi. I vaccini dati ai magistrati, come i vaccini dati alle forze dell'ordine o al personale scolastico, non vengono sottratti agli anziani che si ricevono un altro vaccino e non possono ricevere il vaccino AstraZeneca con cui stiamo vaccinando altre categorie. La vaccinazione prosegue in parallelo. Se oggi non abbiamo ancora vaccinato tutti gli over 80, semplicemente perché non ci hanno dato tutti i vaccini che servivano per farlo. Se ce li danno, correremo più velocemente di quanto non abbiamo potuto fare finora e vaccineremo tutti il prima possibile. È sufficiente come spiegazione questa? Ma io parlo a titolo personale a questo punto, non mi convince appieno questa spiegazione. Qui non mi sembra che si sia fatto un discorso di età quanto piuttosto di funzione. Se è così, non mi pare appunto che sia una spiegazione razionale. A Pasqua e Pasquetta, con l'intero paese in zona rossa, supermercati e centri commerciali resteranno aperti. Una follia per il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che chiede al Parlamento di cancellare la norma che ne consente le aperture domenicali e festive e nell'immediato al Presidente della Regione Marsilio di emanare una ordinanza per la loro chiusura a Pasqua. Ascoltiamolo. A Pasqua e Pasquetta rischiamo una situazione davvero assurda. Ci sono più di 300 morti al giorno. Ci dicono giustamente che siamo in guerra, i vaccini ritardano, non si può andare nelle piazze, nei parchi, tantomeno al cinema, a teatro, non ti puoi muovere da comune a comune, però puoi andare nei supermercati, nei centri commerciali. Perché? Perché c'è una liberalizzazione del commercio che fu approvata dal governo Monti, quindi con i voti del centrodestra e centrosinistra, che è diventata legge assurda dal 2012. Ora questa assurdità andrebbe bloccata. Come si fa? Come si è fatto l'anno scorso? Il presidente della regione Marsilio può fare un'ordinanza e tenere chiusi
negozi, centri commerciali, supermercati. Ricordo che sarebbe un atto dovuto perché commesse e commessi sono tra i lavoratori e le lavoratrici che più sono stati esposti e sono quotidianamente esposti a contatto con il pubblico in tempi di virus. Facciamoli riposare almeno a Pasqua e Pasquetta. Dopotutto, come diceva quel tale, ricordatevi di santificare le feste. Inaugurati oggi due interventi all'ospedale di Pescara volti a potenziare la rete Covid, presente tra le varie autorità anche l'assessore regionale Verì, che ha annunciato un imminente accordo con i farmacisti per velocizzare la campagna vaccinale. Vediamo. Due interventi per potenziare la rete Covid abruzzese. Questa mattina a Pescara, al cospetto delle autorità politiche e sanitarie regionali, è stato mostrato il nuovo pre-triage e gli spazi di isolamento infettivi del pronto soccorso del presidio ospedaliero. Due interventi per potenziare il nosocomio che rimarranno fruibili anche quando la pandemia sarà superata. La rete Covid abruzzese è una rete estesa che abbiamo già avuto modo di inaugurare, di presentare. È una rete che vede non solo l'aumento di posti letto ma anche le ristrutturazioni dei pronto soccorso con i locali idonei messi in sicurezza per il paziente. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Abruzzo che dovrebbe essere presto implementata tramite un accordo anche con i farmacisti. L'obiettivo, ha dichiarato la Verì, è quello di vaccinare tutti entro settembre. La campagna deve concludersi a settembre, a fine settembre, così come abbiamo dichiarato. Noi abbiamo fatto un cronoprogramma. Come abbiamo più volte ribadito, l'importante è avere le dosi di vaccinazione. È in atto una organizzazione modulabile proprio a secondo dei vaccini che riceviamo su tutto il territorio attraverso una rete hub e spoc. Anche piccoli comuni sono stati raggiunti dal team per la vaccinazione. Devo dire che oltre l'accordo con i medici di medicina generale ci sarà anche l'accordo, abbiamo recepito quello nazionale, per i farmacisti, quindi ancora di più aderenza sul territorio e vicinanza a tutti i nostri corregionali. Sulla carenza di personale all'interno della casa circondariale San Donato di Pescara, il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari scrive una lettera al ministro della Giustizia Marta Cartabia a seguito delle notizie apprese nel corso dell'incontro con le segreterie provinciali e locali maggiormente rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria che opera all'interno del carcere di Pescara. I rappresentanti sindacali, spiega Pettinari, ci hanno segnalato che risultano operativi in pianta organica 84 agenti maschili sui 120 previsti. Purtroppo l'attuale crisi pandemica ha aggravato oltremodo tale carenza che oscilla tra il 22,6 e il 28,13%, provocando condizioni lavorative al limite della resistenza psicofisica del personale in servizio. Nel prossimo mese di maggio giungerà a conclusione il concorso degli agenti di polizia penitenziaria, prosegue sempre Pettinari, per cui sarebbe auspicabile procedere al distacco in tempi brevi di 15 unità di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Pescara al fine di permettere al personale attualmente nel servizio di smaltire parte delle ferie maturate e non ancora fruite, riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020. Ci spostiamo a Teramo, ancora proteste contro le maxi bollette dell'acqua della Ruzzoreti. A tutela dei cittadini teramani scendono in campo anche la CGIL e la Federconsumatori. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Contro le maxi bollette della Ruzzoreti a difesa dei cittadini teramani scendono in campo anche la CGIL di Teramo e la Federconsumatori. Per il sindacato il problema di questi importi così elevati e in parte prescritti risiede nel fatto che l'azienda acquedottistica ha voluto esternalizzare la lettura dei contatori e la bollettazione. Il segretario della CGIL Teramo, Giovanni Timoteo, chiede all'assemblea dei sindaci di interrogarsi sul futuro della Ruzzoreti. Noi evidenziamo che le bollette pazze sono un sintomo di qualcosa che non funziona, perché è chiaro che la bollettazione della Ruzzoreti in qualche modo esprime oggi comunque sia qualcosa che in pratica è inefficiente comunque nella gestione della Ruzzoreti. Ma
io penso che noi, per noi in qualche modo è abbastanza facile per certi aspetti, perché lo abbiamo anche in questi anni provato a segnalare più volte. La Ruzzoreti è andata verso una crescente precarizzazione del lavoro, lì ci sono circa 100 interinari su circa 300 addetti. La Ruzzoreti in questi anni ha progressivamente esternalizzato ulteriormente le attività, tra l'altro tra le attività che sono state anche in gran parte esternalizzate sono quelle della lettura dei contatori e quella della bollettazione, della fatturazione, e sono quelle che oggi tra l'altro in qualche modo danno queste problematiche. Noi pensiamo che in pratica ci bisogna interrogare su qual è il futuro della Ruzzoreti, qual è il futuro della gestione della Ruzzoreti. Se le scelte di questi anni ci dicono che ci sono questi problemi, significa che probabilmente la esternalizzazione non va in qualche bene, significa che la precarizzazione sicuramente non va bene, noi lo diciamo da tanto tempo, e per questo però non lo diciamo alla dirigenza della Ruzzoreti, noi lo diciamo all'assemblea dei sindaci. La Federconsumatori invece chiede misure immediate per sospendere la richiesta di pagamento della Ruzzoreti relativa alle somme ormai prescritte. I cittadini hanno bisogno di trasparenza, ma soprattutto di tutela. Federconsumatori ha chiesto la sospensione dell'emissione di queste bollette. Diciamo pure che tutti questi problemi non si sarebbero posti se il Ruzzo si fosse attenuta, come noi cortesemente chiediamo, preghiamo, esortiamo, agli obblighi del delibera 218 del 1986, che impone una doppia lettura per la maggior parte dei contatori, per alcuni un po' di più, dei contatori durante il periodo dell'anno, almeno due volte all'anno. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, non si potrà svolgere la processione all'Aquila, al contrario di un anno fa, però il Cristo morto tornerà all'interno della Basilica di San Bernardino e venerdì i fedeli potranno omaggiarlo nel rispetto delle normative anti-Covid. Il servizio. Salta per il secondo anno di fila a causa della pandemia la processione del Cristo morto all'Aquila. A renderlo noto è l'Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, il gruppo laico che da oltre 20 anni coadiuva i frati di San Bernardino nell'organizzazione dell'evento. Dal 1954, anno in cui è stata ideata la processione aquilana dall'aspirante frate Salvatore Roccioletti, è la terza volta che il rito del Venerdì Santo non si effettua. La prima nel 2009, quando 4 giorni prima si era verificata la violenta scossa di terremoto che piegò la città, poi l'anno scorso ed ora anche nel 2021 a causa della pandemia, con la conseguente normativa che vieta qualsiasi forma di assembramento. Quest'anno però, a differenza del 2020, ritorna in chiesa il Cristo morto e soprattutto la possibilità di omaggiarlo da parte dei fedeli, seppur in una forma diversa, in assoluta sicurezza. Per tutta la settimana santa, a partire da stasera, stazioneranno all'interno della Basilica di San Bernardino le 3 statue del corteo del Venerdì Santo: il Cristo morto, la Vergine addolorata e l'angelo con il calice. Tra le arcate della navata di sinistra sarà collocata anche l'allegoria della croce, il primo simulacro ad essere stato disegnato da Remo Brindisi nel 1954. La sera del 2 aprile, in coincidenza del canonico orario della processione, i cavalieri del Venerdì Santo si alterneranno alla guardia dei simulacri, vigilando e regolando l'omaggio dei fedeli per garantire il giusto distanziamento, come impone la disciplina anti-Covid-19. È stato presentato un saggio dello scrittore Silvio Paolini Merlo sulla figura di Primo Riccitelli, uno dei maggiori compositori abruzzesi. Riccitelli è stato un musicista importante ed apprezzato, ma poco conosciuto dalle giovani generazioni. Vediamo il servizio. Primo Riccitelli è stato uno dei maggiori compositori abruzzesi degli ultimi 2 secoli, una figura però trascurata e poco conosciuta, nonostante il suo rapporto umano e artistico con Pietro Mascagni. A Teramo una storica associazione culturale porta il suo nome ed oggi esce un saggio scritto da Silvio Paolini Merlo su questo grande artista che fu Riccitelli. La ragione principale per cui il maestro Maurizio Cucciolito mi ha chiesto di pubblicare questo testo, di dedicare un saggio monografico a Primo Riccitelli, è proprio l'importanza oggettiva che, se non altro sul piano storico oltre che artistico, che Riccitelli ha avuto nella sua epoca e direi nell'intera storia della cultura musicale della nostra regione. È sicuramente una delle figure più significative, più importanti, insomma, oggettivamente.
L'altra ragione è che su Riccitelli mancava uno studio di questo tipo, cioè sono stati fatti per lo più, ecco, c'è una lunghissima serie di interventi di natura puramente cronistica, insomma pubblicistica, qualche ricordo sporadico, ma non esisteva ancora uno studio specifico, approfondito, che ricostruisse in maniera per quanto possibile completa questo autore, di cui purtroppo abbiamo pochissimi documenti autografi, pochissimi documenti specifici. L'Associazione della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo è un'istituzione culturale prestigiosa che ha saputo mantenere vivo il ricordo del musicista abruzzese attraverso una costante programmazione di alto livello artistico e che non si arrende e non si ferma nemmeno in questi terribili mesi di Covid. Covid, lockdown, voi non vi fermate? Noi non ci fermiamo assolutamente, nel senso che nella speranza che perlomeno quando ci sarà la stagione estiva si possano realizzare, ci possa essere una partecipazione di pubblico, sia pure con tutte le precauzioni e con le limitazioni che ci imporrà la legge, noi abbiamo programmato una stagione concertistica e anche qualcosa di misto, un po' più teatral concertistico, diciamo teatral musicale, con grande piacere e con grande convinzione. Quando partirebbe questa stagione? Sempre da giugno in poi, perché siamo a fine marzo, non si vede ancora la possibilità di fare nulla, ma soprattutto dobbiamo aspettare la stagione calda, perché gli eventi sono tutti all'aperto. Ed ora la pagina dello sport, parliamo ora di Serie B, oggi il tecnico del Pescara Gianluca Grassadogna riavrà uno dei nazionali, Macin, mentre dovrà attendere domani e dopodomani per recuperare Belanova e Memushai. Ristabilito Odgaard che si gioca una maglia in attacco in vista della partita di venerdì con il Pisa. Intanto ieri sera ospite di rilievo della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, il noto giornalista Giuseppe Cruciani, che ha parlato del suo legame con Pescara. Scara e ha parlato anche di alcuni personaggi calcistici che hanno fatto la storia del Pescara, appunto. Ascoltiamolo in un estratto. Ma non è un controsenso, non ricordo il calcio che succedono, dai, certo è abbastanza incredibile, no? Cioè, chi seguì quell'anno il Pescara di Zeman non poteva nemmeno lontanamente immaginare che quei due giocatori magari, no, nel 2021 potessero far parte di una nazionale. Però no, ma non farei grandi collegamenti tra questa cosa, anche perché molti giocatori, non so, Insigne non era del Pescara, no? L'unico del Pescara era Verratti, per cui non avrei grandi rimpianti, sinceramente. È passato tanto tempo, boh, a me non, meglio Caleone, a me Zeman non è mai piaciuto. Perché? Perché non mi intrometto? No, ma non è mai piaciuto, a me non è mai piaciuto il fondamentalismo di Zeman, cioè non è che non è mai piaciuto come persona, mi è piaciuto come allenatore. Non sono, sì, mai, sì, stato, si parla dell'allenatore. Non sono mai stato un fanatico di Zeman, insomma. Cioè, mi sembra uno più, ecco, più pragmatico, Galeone, anche lì un'altra epoca, un'altra cosa, però Zeman non mi ha mai entusiasmato, insomma, come idea di gioco, eccetera. Capisco che ha fatto vedere un Foggia eccezionale, dei momenti della Lazio molto belli, anche a Pescara un anno / due forse buoni. Non sono mai stato uno zemaniano, ecco, quello sì, ci sono sempre stato, ecco, per fare un esempio sono più allegriano che zemaniano, per farti capire un po', no? Più allegriano, sono due estremi oggettivamente, sono più allegriano che zemaniano. No, sono più allegriano perché l'idea l'idea che c'è adesso, che ha anche Pirlo per esempio, del possesso palla continuo, dell'avere sempre la palla, eccetera, è una cosa che non sopporto. Non è che non sopporto, è che non è l'unico modo di giocare, invece oggi sembra diventato l'unico modo di giocare.
E ora la Serie C, il Teramo ha ripreso subito ieri gli allenamenti per preparare l'impegno di sabato contro la Turris. Ieri sono rientrati in gruppo K, Birligea e Valentini, oggi lo farà Soprano. Contro la squadra di Torre del Greco i biancorossi sono chiamati a rialzarsi dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Anche l'attaccante Lorenzo Pinsauti in gol nella sconfitta di Vibo invita il gruppo a ricompattarsi. Ascoltiamo il centravanti biancorosso. Sì, non c'è stata una reazione ai gol subiti, questo è vero. E, niente, è difficile perché siamo molto amareggiati, molto delusi, ma bisogna cercare di chiudere questo brutto capitolo e puntare tutto sul finale di stagione, sulla prossima partita. Il campionato è così, ci sono momenti che possono arrivare come questo, che fai tre sconfitte, però una cosa sbagliata sarebbe buttare tutto alle ortiche, no? E quindi bisogna ritrovare compattezza e pensare alla prossima partita, che è una cosa difficile perché la delusione è tanta da parte nostra. Anch'io se a fine primo tempo mi dicevano che si perdeva 3-1 non ci avrei creduto. E bisogna capirlo anche noi, è vero. Bisogna, come dicevo prima, ovviamente capire gli errori che ci sono stati e nelle prossime partite, anche in ottica playoff, eliminarli il più possibile, perché sennò rischiamo davvero di andare a minare tutto quello di buono che abbiamo fatto fino a questo momento. Siamo nel finale di stagione, darsi un obiettivo in queste sei partite probabilmente avrebbe dovuto avere dei presupposti che venivano un po' più da qualche partita prima, o no? Ma io penso che se facciamo quello che sappiamo fare nelle prossime partite riusciamo a centrare l'obiettivo playoff, che è il nostro obiettivo da inizio campionato, e noi dobbiamo pensare a quello e basta. Comunque siamo lì, siamo dentro e dobbiamo mantenere, anche se manca poco, giustamente come dici te, però già, cioè, non è che siamo lontani dalla zona playoff e ora manca poco e è difficile entrarci. Ci siamo dentro e dobbiamo mantenere la posizione, cercare di migliorarla, insomma, comunque restarci dentro. Cambiamo disciplina, lasciamo il calcio e ora la pallavolo. In A3 l'Abba Pineto chiude bene la stagione regolare battendo in 4 set la capolista Grottazzolina. Ora la testa è già ai playoff che inizieranno domenica, come anche per la Sie Cortona in A2. Il punto della situazione del weekend del volley nel servizio curato da Sergio Zappalorto. Ferma la Sie Cortona in attesa dei quarti, 11 aprile a Siena gara 1, in A3 si chiude il primo capitolo con un Super Pineto ritrovato in gran forma. L'Abba travolge 3-1 secco e netto la capolista Grottazzolina, che non perdeva in trasferta dal 20 dicembre, anche se poi i marchigiani sono rimasti in testa per il clamoroso Karakiri del Galatina. Elde e Partenio, stelle del big match, ma quasi tutta la squadra ha girato come nei momenti del filotto da 11 successi. Note felici in vista dei playoff, gara 1 l'11 aprile a Pineto contro l'Aversa, è felice e mister Rosichini a fine gara. Sì, una buona gara, siamo partiti un po' contratti, avevamo di fronte la capolista che veniva da una serie di vittorie. Sì, che ha giocato chiaramente molto bene, noi ci siamo un po' sciolti dal secondo set, cominciando a difendere un po' di più e questo ci ha dato convinzione. Poi è chiaro che è una gara di fine campionato in cui anche Grottazzolina cercava di preservare certi suoi atleti, come abbiamo fatto noi con Morelli in vista dei playoff, e quindi però sostanzialmente una buona situazione. In B vincono le abruzzesi, 3-2 chilometrico per l'Alba Adriatica sul Potentino, 3-0 del Paglieta del prof De Angelis a Lucera. In B1 femminile, impresa alla grande dell'Altino a Sant'Elia, un 3-0 di classe pur senza Costantini e Saveriano. E ora si punta molto in alto, non ce la fa uno sfortunato e generoso Chieti contro la capolista Casal De Pazzi, 1-3 che non corrisponde a quanto visto in campo nelle immagini. Domani approfondimento nella settima puntata di Pallavolo, ore 21:30. In B2 infine, altro esplode una Rabona subito ritrovata nella sua versione brillante nelle immagini. Cadono a sorpresa il Teramo in casa, secondo pronostico il Pescara 3 in trasferta, entrambe 0-3, K.O. comunque in influenti. Appuntamento a fine aprile per il secondo atto.
Tutti i servizi che avete visto saranno disponibili a breve on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. E poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Pro Teramo dedicata alla Serie C e in particolare al momento di crisi dei biancorossi di Massimo Paci. L'informazione su TV6 invece torna con le prossime edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.